Finché c'è vita c'è speranza. Ciao Massimiliano, come stai? Bene, tu Anna Paola come stai? Abbastanza bene. Bene, bene, sono oggi proprio... a dire la verità sono un po' emozionata io personalmente. Addirittura, e come mai questa cosa? Visto l'ospite che abbiamo. Wow, beh, in effetti sono un po' emozionato anch'io, eh. Sono un magari po' tu sei più abituato di me. Quindi... Beh, sì, però non ci si abitua mai, nel senso che, insomma, infatti... le sorprese, quelle belle, insomma, vengono sempre molto gradite, è lo vero? Vuoi... Sì, certo, lo vuoi presentare tu, per Assolutamente favore? Assolutamente sì, presento l'amico e nostro ospite Massimo Gandolfini, portavoce del comitato Difendiamo i Nostri Figli, del Family Day, insomma. Benvenuto Gandolfini. Grazie, grazie a voi per l'invito. Ecco. Grazie a lei per aver accettato. Anche neurochirurgo, neuropsichiatra, insomma, uno specialista abbiamo oggi ospite, insomma, dei temi di cui parleremo. Sì, parleremo. Sì. E perché parliamo con Massimo Gandolfini di una pratica che bisogna chiamare con il suo nome, ovvero sia utero in affitto. Perché partiamo da qui, Gandolfini, non esistono altri nomi, vero? Certo. Il nome corretto, perché è assolutamente aderente alla realtà, è utero in affitto. Dopodiché, come purtroppo capita ormai negli ultimi tempi, per cercare di edulcorare o peggio di nascondere la realtà dei fatti, vengono inventate delle altre denominazioni, per cui si parla di maternità surrogata, si parla di GPA, cioè gestazione per altri, per cercare appunto di nascondere la tragica realtà della pratica. Ma o la meglio pratica di indorare questa, la pillola, non c'è niente da indorare a questo punto. Esatto, esatto. Per rendere la pillola più gradevole la si dolcifica, la si indora, ma la realtà dei fatti è proprio questo, è affittare l'utero, anzi il corpo intero di una donna a fini procreativi. Eh sì, perché spieghiamo bene questo fatto, cioè molto spesso, no, quando si fa questa cosiddetta gestazione per altri, che poi appunto noi chiamiamo col suo nome, cioè utero in affitto, cosa si fa? Si paga per avere qualcuno che, come dire, fa da gestante di un bambino che poi viene portato via a quella donna, praticamente. È così? O la brutalizzo troppo? Esatto, lo rende nella sua, ripeto, tragica essenzialità, cioè una coppia che viene chiamata coppia committente stipula un vero e proprio contratto commerciale affittando l'utero e affittando l'intero corpo di una donna che viene trasformata in una sorta di incubatrice biologica perché porti avanti una gravidanza al termine della quale l'embrione, che non è suo perché è stato impiantato dall'esterno e magari è formato da due gameti, maschile e femminile, che non sono neanche della coppia committente, quando il bambino alla fine nasce viene per contratto lasciato soltanto pochi minuti sul seno della mamma, dopodiché viene consegnato alla coppia committente, la quale coppia se lo porta via e la mamma viene retribuita in base alle clausole che sono state stabilite nel contratto. Quindi è veramente un turpe sfruttamento e commercio del corpo femminile. Ecco, questo anche a livello psicologico e quindi psichiatrico determina una serie di gravi conseguenze, è così? È assolutamente così, gravi conseguenze da una parte e dall'altra, cioè gravi conseguenze per la mamma, perché comunque la mamma durante 9 mesi ha stabilito un rapporto che è biologico ma anche neurobiologico con il proprio bimbo e poi un gravissimo danno ancora di più per il bambino, perché il bambino durante quei 9 mesi ha imparato una relazione strettissima e profondissima con la mamma. Pensi che ormai la neuropsichiatria dice che per ciascuno di noi quando siamo nati abbiamo nel momento di distacco, cioè nel momento del parto in cui siamo usciti dal corpo materno e abbiamo iniziato la nostra vita autonoma, si scatena a livello cerebrale quella che viene chiamata una nevrosi d'angoscia indicibile, viene chiamata così, perché il bambino improvvisamente staccato dalla mamma ricerca la mamma, ecco perché
il bambino immediatamente dopo il parto, una volta che l'ostetrica l'ha lavato, lo mette sul seno materno, lo appoggia, la mamma gli fa sentire il suo calore, perché il bambino ha, attraverso gli organi di senso suoi, ha imparato a conoscere quella sua mamma che per 9 mesi lo ha gestato. Pensi il trauma davvero d'angoscia irriducibile e indicibile di un bambino che viene strappato alla sua mamma e viene improvvisamente messo nelle braccia, nelle mani di qualcun altro, nei confronti del quale non ha avuto assolutamente nessun rapporto biologico. E quindi è un gravissimo torto fatto alla mamma e soprattutto fatto al bambino. Ecco, e adesso però c'è un'iniziativa che riguarda diverse associazioni, insomma, che sono impegnate, sono in campo proprio contro questa pratica che possiamo definire abbastanza barbara. Sì, io la definisco una pratica abominevole e incivile. Abominevole perché è proprio contro l'umanità, incivile perché è soltanto un paese incivile quello che legalizza il comprare una persona. Ribadisco, in tutti i convegni che faccio si comprano le cose, si compra la macchina, la casa, l'abito, la camicia, non si comprano le persone. Da quando lo schiavismo è stato abolito alla metà del 1800, oggi stiamo ribadendo con l'utero in affitto una vera e propria pratica che non esito a chiamare schiavista e neocolonialista, perché sia ben chiaro che la coppia committente è una coppia ricca che sfrutta molte volte anche la povertà di quella donna che ha bisogno assolutamente, magari per mantenere la sua famiglia e i figli, ha bisogno di quei soldi e quindi vende il suo corpo. Detto questo, noi ci appelliamo, per quanto riguarda noi italiani, alla stessa legge 40. La legge 40, quella sulla procreazione medicalmente assistita, all'articolo 12 dichiara che è vietata la pratica dell'utero in affitto. Dice l'articolo 12, dice: chiunque in qualsiasi forma realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni e la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con una multa da 600.000 ad 1 milione di euro. Noi ci appelliamo a questa legge e vogliamo fare, e quindi ci stiamo muovendo sul piano soprattutto parlamentare, perché l'utero in affitto venga condannato in Italia anche se viene praticato all'estero, perché oggi accade che una coppia italiana va in un paese estero dove l'utero in affitto è legalizzato, lì compra una donna e quindi compra un bambino, dopodiché rientra in Italia e si pretende la trascrizione dello stato civile come bambino nato dalla coppia committente, che oltretutto è un falso in atto pubblico, perché è chiaro che le cose non sono state così. Sì. Sono già state depositate in Parlamento 2 disegni di legge, però noi nel mese di ottobre, fra un mesetto, quindi è, diciamo, uno scoop che do a Radio Speranza. Benissimo, benissimo, ne siamo ben lieti. Ci dica. Vogliamo raccogliere 50.000 firme per una legge di iniziativa popolare per la condanna cosiddetta dell'utero in affitto come reato universale, cioè dovunque venga commesso il reato. Ci vogliono 50.000 firme, la legge di iniziativa popolare ha un grande merito, noi siamo assolutamente convinti di raccoglierne ben di più di 50.000, perché sappiamo bene che la sensibilità del popolo italiano, soprattutto nei confronti della donna e della mamma, è elevatissima, per fortuna, perché abbiamo delle radici profonde noi che sono innestate proprio nella rivelazione cristiana. E l'opportunità della legge iniziativa popolare è che il Parlamento, una volta che viene depositata, è costretto a dibatterla e quindi è costretto a valutarla e a votarla. Questo non vuol dire che usciremo vincitori, ma costringeremo le forze politiche, che i parlamentari che siedono nel nostro Parlamento, ad affrontare questo turpe mercato dell'utero in affitto che la civiltà stessa richiede di essere bloccato. Bene, benissimo. Posso farle una domanda così estemporanea? Noi abbiamo capito ora dove stiamo andando e la strada da intraprendere per poter cambiare
questa situazione spiacevole, o meglio, come dice il collega qui, Barbara, che sottoscrivo pienamente. Non crede che però una riorganizzazione nell'ambito della legge sulle adozioni in generale sia auspicabile per evitare che donne, altre donne si rivolgano a madri che hanno bisognose, ovviamente, come dice lei, di denaro per praticare questa cosa qui? Non crede che una legge sull'adozione un pochino più chiara e un pochino più facile sia da, perlomeno da discutere in Parlamento, certo, per superare questo ostacolo? Sono assolutamente d'accordo. La legge che regola l'adozione speciale in Italia è del 1984, poi è stata rivista all'inizio del 2000, comunque una legge ancora molto onerosa nei passaggi amministrativo-burocratici che portano all'adozione del bambino, per cui deve essere certamente facilitata e deve essere anche finanziata. Assolutamente. Non ho capito perché una coppia che vuole adottare un bambino straniero, tutte vuol dire tutte le spese, se le deve incollare e lo Stato non fa nulla per incentivarla e per aiutarla. No, per ma infatti così si spezzerebbe. Però mi permetto di sottolineare un aspetto. Attenzione, perché in realtà in Italia bambini in stato di adottabilità e che vengono adottati da coppie che sono idonee all'adozione, il rapporto in questo momento è di 7 coppie idonee per un bambino in stato di adottabilità. Per cui non c'è una emergenza adozione in Italia, perché purtroppo chi non vuole i bambini li elimina prima della nascita. E i bambini che sono abbandonati nelle case famiglia o nelle strutture sociali sono prevalentemente bambini portatori di handicap o bambini grandi, e che quindi come tale non suscitano molto il desiderio di adozione. E per cui investe anche noi dei media. Diciamo, sono due rotaie dello stesso binario. Da una parte va sanzionata pesantemente e vietata la pratica dell'utero in affitto, perché sennò la gente trova molto più facile tirare fuori i soldi e costruirsi il bambino. Attenzione, perché guardate che attraverso l'embrione che viene impiantato nell'utero della mamma, la coppia committente può scegliere il gameta maschile, il gameta femminile, se vuole il bambino maschio o femmina, se lo vuole biondo con gli occhi azzurri, alto o basso, per cui è una vera e propria fabbrica del corpo umano orribile che va sanzionata. E dall'altra parte ovviamente deve essere agevolata e promossa ed aiutata tutto l'iter burocratico che porta all'adozione dei bambini. Deve essere almeno semplificata a questo punto. Noi ringraziamo il dottor Massimo Gandolfini veramente per essere stato con noi. Dottor Gandolfini, alla prossima. Alla prossima, grazie e complimenti per il vostro lavoro. Grazie. Devo bisogno del suo anche incoraggiamento. Grazie. E allora, Anna Paola, che ne diresti di ascoltare un po' di musica adesso? Sì. Direi che ci vuole, perché dobbiamo prendere un po' di respiro. Poi torniamo. Un bel giorno ti accorgi che esisti, che sei parte del mondo anche tu. Non per tua volontà, e ti chiedi chissà, siamo qui per volere di chi? Poi un raggio di sole ti abbraccia, i tuoi occhi si tingono di blu, e ti basta così, ogni dubbio va via, e perché non esistono più, è una giostra che va, questa vita che gira insieme a noi e non si ferma mai, e ogni vita lo sa che rinascerà,
benissimo. Beh, la voce di Ivana Spagna ci accompagna la sua dolcezza, vero? Assolutamente, e ci vuole un po' di dolcezza dopo un argomento così, così importante. Noi forse anche nella comunicazione non ci accorgiamo di quanto questi temi dovrebbero essere discussi. Infatti, e dobbiamo dire che in realtà, come il Movimento per la Vita che cura questa trasmissione, si rendono conto dell'importanza della comunicazione, tant'è che queste interviste che abbiamo fatto con il dottor Gandolfini nasce proprio da una nota stampa di ringraziamento ai colleghi del quotidiano Avvenire della Conferenza Episcopale Italiana, che hanno dato sempre spazio a questi temi, come del resto ci impegniamo anche a fare noi, vero Anna Paola? Noi ci impegniamo con tutte le nostre forze, con tutto il nostro entusiasmo, mi permetto di dire così. Posso fare una domanda da giornalista? Dimmi. Sai che intervistare i giornalisti è la cosa più difficile che possa... Cioè, no, sto scherzando naturalmente. Vabbè, comunque lo so che non è facile. No, dimmi. No. Siamo un po', come dire, è come quando c'è un incontro tra persone che fanno lo stesso mestiere, allora uno sa come lo fa, cioè allora, come si fa. Allora, pensa che stiamo prendendo un caffè, non ti preoccupare dei microfoni, forse è meglio. Sì, sì. Quando, c'è questa tendenza a dare nomi nuovi per, magari, come dicevamo prima, nascondere forse la verità dei fatti, cioè chiamare gestazione per altri anziché utero in affitto, tu che sensazioni provi? Io provo una sensazione di ribrezzo, ma non solo in questo caso. Ti potrei fare un elenco sterminato di parole che tendono a dolcificare una condizione, diciamo così, però in realtà questo non aiuta la persona, secondo me, secondo la mia esperienza personale, non aiuta la persona a dolcificare il proprio problema. Per esempio, ti faccio un altro esempio, in questo caso era l'utero in affitto, eccetera. La parola diversamente abile. C'è la parola handicappato. Non ho capito perché è così vergognoso vedere nei documenti la parola handicappato, oppure non vedente. È cieco. Ma qual è il che cosa? Per quale motivo ci si deve vergognare di un termine? Sì, attenzione, questa è la mia domanda. Fermo restando che bisognerebbe sempre, come dire, andare alla cosiddetta etimologia della parola, sì, e vedere il vero significato. Ma non penso che chi fa i documenti si prodighi per vedere l'etimologia, eccetera. Non c'è il tempo, secondo me. Secondo te che cosa scatta dentro a livello psicologico che ti fa cambiare il nome all'utero in affitto e cambiarlo e dire gestazione per altri? Forse dal punto di vista psicologico aiuta, perché rende la cosa meno barbara, renderebbe la cosa meno barbara e quindi più accettabile, come se si volesse dare una giustificazione burocratica, ripeto, una giustificazione burocratica in una pratica che in realtà, insomma, è violentissima. Mi pare di capire che tu saresti d'accordo con il noto poeta inglese Chesterton, se non sbaglio era inglese, insomma britannico. E il quale diceva che arriverà un tempo nel quale bisognerà spiegare agli uomini che in primavera gli alberi hanno le foglie verdi. Beh, ha assolutamente ragione, sottoscrivo, quindi io poi non ho paura di dire quello che penso, tu lo sai. Eh sì, appunto ti ho fatto queste domande, oggi ho sottoposto un fuoco di fine, scherzo. Sì, sì, no, vabbè, ma era per farmi capire. Sì. Poi chiunque non potrebbe essere d'accordo con me, ci sta, ma certo... A me personalmente non cambia nulla il fatto che si cambi il termine, perché tanto la condizione rimane quello che voglio dire. Eh sì, però noi da giornalisti dobbiamo dire anche la verità. Certo. E quindi denunciare queste situazioni, perché purtroppo le cose che ci ha raccontato il dottor Gandolfini sono vere. No, assolutamente, assolutamente vere. Ti svelerò una cosa. La prima volta che ho sentito, anni fa, prima di incontrare voi del Movimento per la Vita, la prima volta che ho sentito parlare di utero in affitto, mi ricordo che stavo vedendo un reportage casuale
della TV russa RTL, mi sembra, qualcosa del genere, sì. E in cui parlava diffusamente su questa pratica e diceva: sarà la salvezza dell'umanità. Ti ho detto tutto. Abbiamo qualche dubbio. Intanto, ovvio, però, se qualcuno ci vuole scrivere, cosa deve fare? Allora, radiosperanza@diocesipescara.it oppure 331-3989-698 per SMS e WhatsApp. Poi ci sono i vari social, Facebook Radio Speranza, invece Radio Speranza Pescara su YouTube e Instagram, e insomma. C'è tutto. Poi gli 87.6, le varie piattaforme online digitali su cui potete ascoltare. Insomma. C'è tutto. Se volete, proponete anche qualche argomento che vi interesserebbe approfondire, mi permetto. E noi ci penseremo, insomma. Noi, vero? Ci penseremo, lo prenderemo in considerazione, questo è sicuro. Assolutamente sì. Possiamo darci l'appuntamento la prossima settimana, che dici? Assolutamente sì, perché finché c'è vita c'è speranza. Ciao! Ciao!